Dopo l'esordio vincente contro la Norvegia, l'Italia cerca un altro successo nelle qualificazioni ad Euro 2016. A Palermo contro l'Azerbaigian, Conte conferma il duo d'attacco immobile Zaza. A centrocampo torna Pirlo, i ballottaggi sugli esterni sono vinti da Darmian e De Sciglio. Gli azeri, sconfitti al debutto dalla Bulgaria, si schierano secondo un 4-4-2. L'arbitro è il turco Gocek. Italia subito pericolosa al quinto con questo break di Immobile. Dribbling secco, alza la testa, vede Marchisio, il tiro alto da parte del centrocampista juventino che arrivava a rimorchio, l'applauso per il compagno. Al dodicesimo invece l'avanzata di Bonucci, correzione di Zaza, si salva in calcio d'angolo Agayev. Gli azzurri faticano a trovare spazi, allora ci provano anche da calcio piazzato, la torsione di Bonucci sull'angolo di Pirlo, blocca a terra Agayev. Al 31esimo ancora gli azzurri in pressione con Ciro Immobile largo a destra, il dribbling, palla in mezzo, ancora Bonucci stavolta contrastato da Guseinov, poi l'intervento di Agayev. 37esimo, punizione di Pirlo, Varanocchi scheggia, la traversa il difensore dell'Inter, Italia vicinissima al gol del vantaggio che arriva al 44esimo, l'angolo è di Pirlo, Chiellini anticipa all'uscita di Agayev e firma l'1-0, si tratta del quinto gol in azzurro per Giorgio Chiellini, perfetto il tempo dello stacco e la palla che finisce in fondo alla rete. La ripresa si apre con una magia di Simone Zaza che tenta il gol in rovesciata, palla di pochissimo al lato, alla sinistra del palo di Agayev. Da riapprezzare la rovesciata di Zaza sul tocco morbido in profondità di Bonucci. Al 17esimo ancora Zaza, ancora un'acrobazia. Questa volta c'è il corpo di Karajev a dire di no all'attaccante del Sassuolo, servito da un prelibato colpo di tacco di Andrea Ranocchia. Niente da fare per Zaza. Zaza ancora pericoloso. Poco più tardi sul cross di Darmian, stavolta il suo piatto mancino finisce sul fondo, sarebbe stato un gol più facile dei precedenti, ma non va a bersaglio Zaza. Esce Pirlo al 28esimo tra gli applausi del Barbera, al suo posto in campo Alberto Aquilani. Ma alla mezz'ora quello che non ti aspetti, angolo per l'Azerbaigian e Chiellini nel tentativo di anticipare Aliyev mette la palla nella sua rete, 1-1 il pareggio dell'Azerbaigian con Buffon che non riesce ad evitare l'autorete del compagno. L'Italia non ci sta a gettare al vento una vittoria, allora Giovinco in mezzo per la testa ancora di Chiellini che si fa perdonare l'autogol, piazza la doppietta personale, riporta in avanti gli azzurri sull'assist di Giovinco, entrato in campo da 5 minuti al posto di Florenzi. Giovinco protagonista anche dell'ultima emozione del match, il suo destro però si stampa sulla traversa e allora il fischio finale dice che l'Italia vince la terza partita su 3 da quando in panchina c'è Antonio Conte, azzurri in testa al gruppo H, punteggio pieno in compagnia della Croazia a Palermo, Italia 2, Azerbaigian 1.